Resident Evil. Nuova Opel Mokka, innovativa nel design, bellissimo il frontale che indica la futura cifra distintiva del marchio, ricca di tecnologia e di sistemi di assistenza ADAS da classe superiore e di serie. Accessibile e molto competitiva nei costi, grintosa e splendida soprattutto nella versione GS Line con gli inserti in rosso. Il nostro primo approccio a Milano con l'accattivante SUV compatto nella raffinata location di Spazio Parco Milano è stato davvero interessante. Il claim del lancio è meno normale più Mokka e sembra davvero che Opel abbia un prima e dopo la nuova Mokka che unisce l'essenzialità delle linee tipica di molte auto tedesche con uno spirito leggero, bold and pure, cioè audace e puro che si aggancia alla visione PSA. L'impatto più evidente nel frontale, che Opel ha definito visor, e richiama il passato del marchio poiché riecheggia alcuni particolari della manta. La vettura nasce sulla piattaforma CMP PSA, utilizzata per ospitare diverse carrozzerie e motori a combustione ed elettrici. La nuova Mokka è un po' più piccola della precedente e la sua indole, incisiva e moderna, si percepisce subito anche nell'abitacolo. A cominciare dal Pure Panel, con il cruscotto digitale di 12 pollici, dalla grafica essenziale ma elegante. Il bagagliaio, da 350 litri e con pavimento su due livelli, resta identico a quello della progenitrice. Anche il sistema di illuminazione offre tecnologie all'avanguardia con gli IntelliLux LED Matrix adattivi e quindi senza abbagliamento con 14 elementi. La Mokka debutta nelle versioni a benzina 1.2 turbo a 3 cilindri da 101 o 131 cavalli, quest'ultimo anche con cambio automatico a 8 marce, diesel 1.5 a 4 cilindri con 110 cavalli, ma da subito è possibile averla anche elettrica con 136 cavalli e batteria da 50 kWh, che a colonnina di ricarica a corrente continua da 100 kW passa dallo 0 all'80% in 30 minuti. Per l'elettrica Mokka E il prezzo di partenza è di 34.000 euro, ma, ed è decisamente interessante, in caso di rottamazione e sommando gli ecobonus statali con la promozione della Opel, il costo scende a 23.000 euro. Buona la dotazione, già la base Edition ha fra l'altro i cerchi in lega, i fari full LED e il mantenimento di corsia, l'anticolpo di sonno e la frenata automatica di emergenza anche in presenza di pedoni. In più, per i primi clienti che effettuano l'ordine online, sono previste agevolazioni, come lo sconto del 50% su tutti gli optional, la RCA gratis per un anno, la wallbox per la ricarica dell'elettrica nel proprio garage inclusa nel prezzo e un finanziamento con anticipo di 3.500 euro e rate da 289 euro al mese per 36 mesi, valido per le versioni a benzina, diesel ed elettriche. Per quanto riguarda i costi, la nuova Opel Mokka sarà in vendita in Italia al prezzo d'ingresso di 22.200 euro. Del nuovo SUV, la cui commercializzazione avrà inizio a febbraio 2021, ci ha parlato al termine della presentazione stampa Andrea Leandri, direttore marketing Opel Italia. Mokka rappresenta per Opel una vera e propria pietra miliare, nel senso che è il debutto di un nuovo percorso stilistico per il marchio. Un marchio che vuole essere sempre più moderno, innovativo, anche fuori dalle convenzioni e che vuole quindi di fatto affermarsi in un territorio sempre più ampio e nuovo. Quindi Mokka esemplifica molto bene il percorso di Opel, e lo fa nel design quello esterno nel quale il visor, la mascherina frontale che sostituisce la tradizionale mascherina, ingloba in una cornice tutti gli elementi più importanti del frontale, dalle luci al LED al logo. Il visor appunto costituisce la firma di Mokka e anche la firma di quelli che saranno tutti i nuovi prodotti della Opel. Sul design esterno la vettura presenta proporzioni bilanciate, ha una linea del tetto spiovente verso il posteriore che dà alla macchina, al nuovo Opel Mokka, un carattere molto dinamico e sportivo. Ha sbalzi molto corti che fanno del nuovo Mokka una vettura che su strada ha una presenza molto importante. Sull'interno poi il concetto che abbiamo sviluppato è quello del Pure Panel, ovvero di linee estremamente semplici
che vanno all'essenziale e che quindi di fatto vanno ad amplificare quelle che sono le funzioni fondamentali per chi sta all'interno dell'abitacolo, per chi guida, tanto che il quadro strumenti con due grandi schermi da 12 e 10 pollici riporta solo le informazioni essenziali per chi guida, a tutela ovviamente del piacere di guida, dell'intrattenimento alla guida, ma anche e soprattutto della sicurezza. È un marchio chiaramente tedesco che vuole essere in qualche modo puro e audace, come definisce il concetto di Bold and Pure di cui abbiamo parlato. È un marchio quindi che vuole proiettarsi verso il futuro e riflettere nei propri prodotti una nuova identità, che è quella della Germania, in particolare della Germania di Berlino, quindi una Germania nuova, innovativa, moderna e fuori dalle convenzioni. Meno normale e più mocca è proprio il motto che guiderà la campagna di lancio di comunicazione, proprio a rappresentare il fatto che Mokka vuole un po' rompere le convenzioni del segmento dei SUV compatti, dove porta tanta innovazione, tanto stile, design e diciamo equipaggiamenti che normalmente sono appannaggio di vetture di categoria superiore, e più Mokka perché riteniamo che il potenziale di Mokka sul mercato sia davvero interessante, anche sulla base di una base clienti importantissima, vista la storia della prima generazione di Mokka, che in Europa ha consegnato circa 1 milione di vetture. Resident Evil.